Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi di come mangio e bevo quando la temperatura è di meno 50 gradi. Utilizzo il fornello XGK della MSR che funziona a benzina. Tengo sempre degli stantuffi di ricambio e delle pompette di ricambio per prendere delle componenti in caso quelle della pompetta invernale cedano. Ci sono sia le pompette per un utilizzo normale, sia la pompetta per utilizzi a basse temperature. Quindi questa qui blu è la pompetta artica. Si trova su Amazon anche Arctic Pump, mentre questa è quella standard. La differenza sta nello stantuffo interno, che questo è di un altro materiale, mentre questi sono semplici, sono fatti in gomma e a meno 50 diventano praticamente inutilizzabili. Vivendo all'aperto, devo scongelare la neve per bere e devo scongelare la neve per mangiare. Quindi, utilizzo due pentolini. Facendo in questo modo ho un pentolino pulito dove sciolgo unicamente l'acqua e un pentolino sporco che non lavo mai, pieno di avanzi, eccetera, che si congelano e quindi non ho bisogno di pulirlo, dove mangio. Questo è il pentolino per bere, questo è il pentolino per mangiare. Cerchiamo di essere più pratici che teorici. Questo è il fornellino che uso, si collega alla bombola così. Con questi fogli d'alluminio isolo il fornello, quindi uno strato sotto il fornello, uno strato per il vento e per mantenere il calore sopra, attorno al fornello, e poi inserisco il pentolino. Ho creato un coperchio di alluminio con una teglia usa e getta. Questa si pone sopra, in modo che l'aria calda del fornello crea uno strato tutto attorno alla pentola e così la neve si scioglie molto più rapidamente che se non ci fosse questo coperchio. E qui serve comunque uno spazio per l'ossigeno, perché altrimenti il fornello si spegne. Con questa presina verso l'acqua nel thermos. Qui ho fatto una modifica alla pentola in modo che l'acqua va dritta nel thermos e non mi esce a destra e a sinistra. Ogni sera sciolgo la neve per bere eventualmente durante la notte e poi il giorno successivo. Utilizzo questo thermos, è un thermos normale, che però ho modificato isolandolo dal freddo, e con questa modifica il thermos mi riesce a mantenere l'acqua lì allo stato liquido per anche 24 ore a meno 50 gradi. Ho fatto poi anche una leva per il tappo, perché spesso si forma del ghiaccio attorno al thermos e mi rimane bloccato il tappo, quindi con questa leva io spingo con più forza e riesco a aprire il thermos. Mi sono dimenticato di dirvi che a 50 gradi sotto zero la benzina non prende fuoco facilmente. Quindi con questi fiammiferi io devo scaldare con la fiamma la benzina, e una volta che scaldo la benzina comincia piano piano a prendere fuoco. Cucinare a meno 50 gradi non è una cosa che capita, diciamo, tutti i giorni, quindi diciamo che fino a meno 45 gradi non ci sono grossi problemi. Spero che sia stato interessante per voi il video. Ci vediamo al prossimo video dove vi parlerò della tenda, del sacco a pelo, del materassino e tutto il resto.